e benvenuti in un nuovo video. Io sono Maria Chiara e oggi volevo provare un trend che sta spopolando tantissimo sui reel, sui social in generale, che è esattamente questo qui. Vi lascio il video, io l'ho visto sulla pagina di Ofra, questa tecnica per fare un makeup un po' più artistico, diciamo, super colorato con la carta, comunque un fazzoletto, una velina o qualsiasi cosa penso si abbia a portata di mano. Io sono super curiosa perché sono sicura che a me non mi verrà bene, cioè proprio me lo sento a priori, capito? Quindi già parto male, lo so. Penso che uscirà un video abbastanza veloce perché si tratta solo di quello, poi andrò a fare la base giusto per completare il look, però farò solo quello. Come al solito mi vedete già col mascara e un po' di correttore, però voi non vi preoccupate, fate finta di niente, fate finta che io non sia una persona piga che non abbia assolutamente niente addosso. Non aiuta nessuno. Allora, comunque, dicevo, la mia idea è quella di o col primer o col correttore a fare la base e poi andare subito a picchiettare il colore. Allora, vado con il Ritual Eye Primer. Ormai sto usando praticamente sempre solo lui perché è buono, molto buono. Lo vado a mettere sulla palpebra, faccio un occhio alla volta. Intanto devo farli diversi. I colori, i due occhi sono arcobaleno e sono tre colori su una palpebra e tre sull'altra. Io userò la carta igienica perché ho la carta igienica che è super sottile, quindi va benissimo. Poi io la uso spesso, ce l'ho qui per pulire i pennelli. Le due palette che voglio andare a utilizzare sono queste due principalmente. Adesso vedo quali colori mi ispirano. Facciamo rosso, arancione e giallo. Non so se partire dall'esterno, quindi col rosso, e andare fino al giallo, oppure partire dall'interno per comodità e poi andare lì di fuori. Sinceramente non lo so. Senza fare danno, accartoccio la carta. Io ho l'occhio piccolo, quindi cercherò di fare una piccola pallina. Vado con appunto il primo colore che prelevo dalla Carnival, Chili Pepper. Ci vado a un po' di cattiveria in realtà, perché sennò c'è tipo così. E adesso vado a tamponare. Wow, Dio che figata, sembra una rosa. È bellissimo. Anche qui sembrava una rosa. Ok, cioè proprio fatto veloce e indolore. Credo che questo, cioè nel senso, una volta fatto, dopo non debba andarlo a ripassare ulteriormente, perché sennò dopo si rovinerebbe. Vado, prendo un altro pochino di carta e vado con Mango, che è un arancione bellissimo, e lo vado a mettere in mezzo. Qui ne ho prelevato molto di più di colore, infatti ho paura che campi in modo strano, ma è figo. Vado a mettere anche un po' sopra. E come ultimo colore volevo andare a prendere un giallo, però Yellow è un bel giallo, ma mi piace molto di più come colore, proprio un giallo acceso. E lo prendo questa volta dalla James Charles Palette, ed è B, che è proprio un giallo ape, che è bellissimo, c'è un botto. Quindi vado di nuovo sempre con la carta, la cartoccio a caso, vado a prendere il giallo e lo vado a mettere qui. Ma è fighissimo. Raga, è davvero bello. È troppo figo. Ne voglio andare a mettere un altro po' qui di giallo. Cioè, ma si fa in 0,2 secondi, vi giuro. E l'arancione un po' qui, ok. E chissà se riesco a riprendere il rosso e farne un altro po'. Allora, l'arancione è quello che mi è venuto un po' peggio, ma semplicemente perché la carta ha raccolto troppo colore, forse era proprio la texture magari un po' diversa dell'ombretto. Il giallo e il rosso sono quelli che mi piacciono di più, ma il giallo è bellissimo. Adesso mi avvicino per farvi vedere un attimo l'effetto, perché è davvero figo. Prima di andare a pulire qua, voglio andare a fare l'altro occhio e poi facciamo la base. Questo video durerà davvero poco. Stessa identica cosa che ho fatto di là, la faccio con questo occhio. L'unica cosa è che non mi ricordo che colori va a usare sull'altra palpebra. Sicuro celeste, forse viola e verde, non ricordo. Quindi devo andare un attimo a riguardarmi il video. La comodità di avere il computer nuovo è che ci metto meno ad accendere il computer che usare il telefono. Vi giuro che è la svolta del secolo per me, cioè è fantastico. Ok, sì, mi ricordavo bene. Quindi vado con il viola della James Charles Palette, non lo so, mi ispira di più, sono sincera, che si chiama Escape, che è questo viola qui, quello più scuro di tutti. Accartoccio sempre la carta e vado a posizionare, oddio, da questo lato è più difficile. Vado a posizionare qui. Oh, fico. Arrivato di nuovo a prendere la carta a pallottolo. Però questa volta vado a prendere il celeste sempre da questa palette, che è Playground, che è questo celeste qui. E lo vado ad applicare in mezzo. Mi piace. E come ultimo colore vado con il verde. Stavolta il verde però lo vado a prendere dalla Carnival. E vado a prendere Tropics, che è questo verde qui, che è una via di mezzo tra un verde scuro e un verde chiaro.
è bellissimo, mi piace un botto. In realtà questo sarebbe il look completato, che è fichissimo, raga, ve lo giuro, sembra un disegno, cioè sembra che io ci abbia messo ore a farlo, in realtà è letteralmente 5 secondi. Perfetto, fatto questo adesso vado a fare una base veloce, vi faccio vedere i passaggi velocizzati della base, comunque i prodotti, se siete curiosi di sapere che prodotti ho utilizzato, li trovate tutti scritti sotto in descrizione con i link, in caso vi lascio il video sopra dove vi spiego più o meno come faccio la base io. Beh, forse è un po' esagerato con il blush. Finora ho fatto correttore, ciglia, contour e blush. Mi manca l'illuminante, le sopracciglia e passiamo poi alle labbra e alla rima inferiore. Intanto mi mangio una caramella. Non so chi è per le sopracciglia. Buona caramella al miele col sesamo. Buonissima. Poi io il sesamo lo adoro. Come illuminante vado ad usare nella palette di Royal Beauty, nella palette della Trousse, che è un dorato bellissimo. È questo qui. Sono proprio dei miei preferiti in generale di illuminanti che ho. No, peccato il verde. No, c'è il verde petrolio a fianco all'illuminante proprio. Ma non ci potevano mettere un colore più chiaro? Cioè... E c'ho il naso verde adesso. Qua ho deciso di lasciarlo sul naso, i colori, perché ci stavano bene, non mi dispiacevano. Tanto comunque è un make-up un po' più artistico del solito, quindi l'idea non mi dispiaceva. Allora, nella rima inferiore potrei andare a fare la stessa sfumatura, più o meno, che ho fatto sopra. Ho visto che va proprio di un bel punto luce super dorato, super super luminoso, quindi mi sa che potrei andare a mettere l'illuminante che ho messo praticamente ovunque, anche come punto luce. Mi vado con i colori, gli stessi identici colori che ho usato. Chili Pepper e lo metto qui. Poi prendo l'arancione, avevo preso Mango dalla palette sempre Carnival. Il giallo B l'avevo preso dalla James Charles palette. Poi siamo anche in tema Pride. Un make-up tutto colorato, arcobaleno, secondo me perfetto. Cioè, proprio top, ma sono fighissimi. Che poi, in realtà, uno dei primi video che ho fatto, dove provavo per la prima volta la palette di James Charles, ecco che mi coloro la faccia, avevo fatto un make-up super colorato, super arcobaleno, bellissimo. Cioè, bellissimo i colori. Poi, probabilmente, se lo andassi a rivedere, direi, oddio che ho combinato, perché comunque era un anno fa. Io quel video l'ho girato un anno fa. E in un anno, tipo, di approccio che ho col make-up, cioè, è cambiato tantissimo. Fortunatamente ho fatto dei programmi che si vedono comunque, e il che non mi dispiace, mi fa super piacere. Quindi se volete ve lo lascio qui, perché avevo fatto proprio un make-up super colorato, che è stata una delle mie prime palette effettivamente, parte colorata perché è stata la prima, ma proprio effettivamente un po' più seria, più anche di qualità. Poi di qua ho usato Escape, vado col viola, Playground, che è il celeste, infine Tropics, che è il verde. Wow, fighissimo, mi fa un sacco strano perché questo è molto più soft, questo è un po' più strong perché i colori sono molto più scuri, perché qui c'è comunque l'arancione e il giallo attenuano un po'. E adesso matita nera nella rima interna dell'occhio, vado con la Exaggerate di Rimmel London. Penso che ci sarebbe stata bene anche bianca con tutti questi colori. Ripeto, io le ciglia finte non le ho, non le indosso, e quindi vado di mascara e uso lo Sky High di Maybelline. Ormai mi state vedendo usare sempre questo perché è quello con, non che io abbia abbandonato o tradito il mio amatissimo Get Be Lashes Volume Curl di Essence, che sempre rimane uno dei miei preferiti, però mi trovo a usare spesso questo, soprattutto se devo ripassare. Ovviamente se non avessi avuto già il mascara l'effetto sarebbe stato forse migliore. Prima o poi smetterò di essere una persona pigra. Che altro devo riuscire a non macchiarmi? Cosa che praticamente succede sempre col mascara. Il problema è che di solito ci vado a ripassare il colore sopra, cioè non mi tiene proprio il caso. Vado con il punto luce e vi dicevo appunto che l'idea mia era quella di andare ad applicare come punto luce illuminante. Proprio vado a esagerare perché voglio si veda tantissimo. Le labbra, se non sbaglio, comunque sono sui toni del nude, quindi vado a mio gusto. Dato che non l'ho usata tantissimo da quando l'ho acquistata, voglio provare con la Exaggerate Full Color Lip Liner, la tonalità 018 Addiction, che è un nude rosato, super super morbida e ha la punta smussata in obliquo ed è super precisa e comoda da utilizzare e non si tempera perché appunto ha la mia
estraibile. L'ho pagato a 2 euro e qualcosa, adesso non mi ricordo di preciso, comunque intorno ai 3 euro su Amazon. Sono molto rosate, loro le avevano più nude. Però volevo usare questa matita perché non la uso mai. In più vado a fare quello che ho fatto anche nell'ultimo video che è uscito, ovvero andare ad applicare il gloss, questa volta però appunto rosa. Bene, il look è terminato ed è completato, finite anche le labbra. Io sono super soddisfatta del makeup che è uscito fuori, perché ci ho messo letteralmente 10 minuti, anche di meno, a farlo. Poi vabbè, ho fatto la base insieme a voi eccetera, quindi ho perso un po' tempo. Poi io chiacchiero, lo sapete, mi piace parlare e quindi ho perso tempo. Però in realtà, cioè, è facilissimo, velocissimo da fare ed è fighissimo. Sembra che io ci abbia messo anni, ore della mia vita e che abbia fatto tutto proprio a mano, come se fossi una vera artista, cosa che assolutamente non sono. Quindi ragazzi, se siete come me, che non siete proprio il top nel top nel disegno, questa tecnica è super approvata, è un hack super approvato secondo me, ed è fighissimo perché mi piace un sacco. Vi faccio la ripresa più vicina in modo che almeno vedete bene come è uscito fuori, e poi e poi come al solito vi saluto. Mi piace tantissimo, adesso vi faccio 2 o 3 foto per metterle anche su IG. Probabilmente farò anche un reel, quindi mi raccomando andatemi a seguire sul mio profilo. Vi lascio qui il nome, mi potete trovare come Maria Sciara. Lasciatemi un commento qui sotto, fatemi sapere se questa tecnica innanzitutto l'avete provata, perché secondo me l'ha provata un sacco di gente, perché è andata virale. Secondo, fatemi sapere se ci proverete e se vi è piaciuta, perché a me è piaciuta tantissimo. In realtà, come vi dicevo inizialmente, non pensavo mi riuscisse, quindi è stato super figo. Quindi lasciatemi un commento qui sotto. Mi raccomando, se il video vi è piaciuto e il makeup vi è piaciuto, mettete un bel pollice in su a questo video per farmelo sapere. E non dimenticate di iscrivervi al canale e attivare la campanellina per non perdere i prossimi video. Io vi ho detto tutto, quindi come al solito vi saluto e noi ci vediamo nel prossimo video. Woohoo! Credo sia sporco il pennello, perché io mi vedo che sto diventando grigia. E non è una cosa positiva. Ecco, c'era più pennello sporco. Quindi, ecco, mi è rimasto il dito sporco. Fantastico, sono rimaste le dita sporche. Ah, è sempre il solletico. Come ho fatto a sporcarmi di rosso quassù? Vorrei saperlo.